Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video del walkthrough per quanto riguarda gli omicidi misteriosi. Siamo già qui per svolgerne uno, vi faccio vedere sulla mappa dove si trova. È appunto qua, in questa zona. Il barbiere di Siviglia risolve gli omicidi avvenuti all'interno della compagnia. Stavo leggendo della campagna, ma perché campagna? Dov'è sta campagna? Ed eccoci qua, ci siamo. Scusa se ti sto calpestando, bro. Quindi accettiamo. Vediamo un po', cadavere, vabbè l'ho visto che è un cadavere, il corpo di un uomo sulla quarantina, steso a terra con la gola tagliata, in tasca un biglietto da visita su cui si legge l'inimitabile Barto, capocomico, compagnia teatrale di Amiens, credo si legga così, vediamo un po', quindi si parte, poi vabbè qua ci sono altre missioni del multiplayer ma al momento a noi non importa. Come al solito utilizziamo l'occhio dell'aquila e vediamo se c'è qualcos'altro in zona. Deve esserci perché altrimenti la zona non si estenderebbe così tanto. Vediamo un attimo, Qua non vedo nulla, ma com'è possibile? Gli indizi, ragazzi, qua sono due, quindi da qua non vado via. Ecco, infatti, ci sono. Ho appena interagito. Volantino. Un volantino insanguinato che pubblicizza la rappresentazione del barbiere di Siviglia al numero 14 di Rue de Belleheim. Come diavolo si legge? Tra l'altro, questo è sangue. Quindi, ecco, come pensavo, probabilmente questo corpo è stato trascinato qui. Quindi, evidentemente, il tizio è stato ucciso da un'altra parte. Tra l'altro, perché qua sul muro c'è una mano insanguinata? Molto probabilmente. Allora, lui era ancora vivo quando è stato trascinato. Non lo so. Lui che fa qua? Amico, che mi racconti? Comunque, vediamo un attimo una cosa. Se io torno qua, ok, il cortile... Questa zona c'erano solo due indizi e li abbiamo trovati. Ora ci dobbiamo dirigere verso la prossima zona che è circa 150 metri. Andiamo là. Mentre arriviamo laggiù ne approfitto per ricordarvi che ho realizzato un vero e proprio walkthrough della storia di Assassin's Creed Unity. Vi basta cliccare sulle miniature che vedete a schermo per guardarlo. Poi chiaramente ho fatto e farò tanti video di cazzeggio sul gioco, quindi di sicuro con Assassin's Creed Unity ci divertiremo per un bordello di tempo. Poi vediamo un po' che accade qua. Buonasera. Ci sono addirittura 8 indizi. Questo è il primo, vediamo un attimo, interagisci. Costumi di scena. Pila di costumi per il barbiere di Siviglia. C'è un elenco dei costumi di scena, ma quello dello studente povero è scomparso. Ok, potrebbe essere un indizio importante, non dimentichiamocene. Poi, qua cosa c'è? Prego. Figaro, con chi stavi confabulando laggiù poco fa? Con uno studente di belle speranze. Ha molto talento ed è anche molto arguto. Si esprime bene e, come avrete notato, ha un bell'aspetto. Davvero mi chiamo un bell'aspetto? Concordo. Sono il vice capocomico. Ha un solo difetto, però, che temo possa ostacolare il suo avvenire. Ma Alberto, il capo, quindi, Figaro? Il ruolo principale. E quale difetto potrà mai avere? Sempre su. E dimentica pure le battute. Gli piace portarsi a letto le attrici. Poco professionale e non è amato. Laurent, tanto per dire. Lo odia, con tutto che è uno stronzo. Bene, alt. Ma dove sono gli altri attori? Ok. Lui non mi sembra un tizio che voleva uccidere qualcuno. Cioè, sì, ha detto qualche parolaccia, ma poi nulla di grave. Ho visto poi che c'era altra roba qua, infatti. Cos'è sto fuoco? Ho appena interagito. Falò, accanto all'alloggio di Ficaron. Come diavolo l'ho letto brutto sto nome? Vabbè, lasciate perdere. C'è un falò quasi estinto. Tra le fiamme si intravedono resti di abiti bruciati di colore nero. Probabilmente questi abiti erano quelli che mancavano nell'armadio, vi pare? Credo che sia così. Poi, questo è un altro indizio. Interagisci? Vediamo un attimo. Il tavolo è coperto degli oggetti di scena della commedia, ma manca il rasoio del barbiere. Evidentemente, ragazzi, questa è stata l'arma con cui hanno ucciso la vittima. Ora, saliamo quassù e potremmo parlare con gli attori. Cosa mi raccontate voi? Tu, sister, Rose, che mi dici? Sono Rose. Recito in questa compagnia da un pezzo. Sono preoccupata per Laurent, mio marito. Né lui né il capocomico si sono visti oggi. Ma se arrivasse, non deve vederti parlare insieme a me. È molto geloso. Ok, quindi allontaniamoci. Vediamo invece lui che ci racconta. Dimmi tutto, bro. Io sono l'attore Figaro, acclamato da Marsiglia a Gand. La nostra compagnia è unita, andiamo d'accordo, anche se... Ecco, Pascal è un tipo difficile e litiga sempre con Barto, ma nulla di serio, eh? Perché me lo chiedi?
Cos'è, amico? Sei un po' teso? Perché mi chiedi perché te lo chiedo? Vabbè, lasciamo perdere, va. Cose psicologiche. Vediamo un attimo, cos'è sto foglio a terra? Interagisci? Biglietto anonimo. Trovato nell'alloggio di Rose, dice: Rose, stai tranquilla, entrambi i problemi sono stati risolti? Ma come? Quindi questo biglietto è stato scritto a Rose. Evidentemente qualcuno avrà ucciso il marito, ecco perché non si trova, quindi è il marito di Rose, perché era troppo geloso. Sarà stato lui? Non lo so, adesso vediamo un attimo. Poi, che altro c'è qua? Posso salire? Interagisci? Invito. Trovato nell'alloggio di Rose, dice: Rose, pasticcino mio, ci vediamo stasera al solito posto. E non fare la difficile, ricorda che solo io posso darti dei ruoli. Sii carina con me e o non avrai più lavoro. Ti desidero con tutto me stesso, Barto. A questo punto dirigiamoci verso la prossima destinazione, perché il tutto mi sembra molto strano. Quello che penso fino ad ora è che in pratica hanno voluto uccidere il marito di Rose perché era troppo geloso, quindi lei si era in pratica scocciato di lui. Sono ora ritornato nella prima zona, ragazzi, perché voglio seguire queste tracce di sangue per vedere se mi portano da qualche parte, perché credo che sia fondamentale. Vediamo un attimo, eh. Ok, ho trovato un terzo luogo. Caffè Nido d'Amore. Entriamo qua, va. Eccoci qui. Indizi 5 addirittura. Posso parlare con qualcuno? Mi sa di sì. Il primo è proprio lui. Vediamo che ci dice. Barto, l'attore? Mi affitto una stanza di sopra per i suoi convegni amorosi. Stasera aveva dei fiori e aspettava una giovane donna. Sono uscito un attimo. Al mio ritorno ho trovato i fiori sparsi per terra fino in strada. Poi un uomo vestito di nero, il classico studente spiantato, è sceso ed è uscito di corsa dal locale. Strano. Spero che non sia successo niente. Dichiarazione del proprietario. Vediamo un attimo, eh. Devo trovare altri indizi. Dove sono? Cioè, dovrebbero essercene altri 4, ma io qui non vedo nulla. Com'è possibile? Vediamo un attimo, eh. Probabilmente dovremmo salire su. E infatti, eccoli qua. Ma quello è morto? Ce n'è un altro morto, ma non è possibile. Entriamo dentro. Vai Arno, entra, non aver paura. Ecco qua, ci siamo. E analizziamo sto tizio. Guardate tutto il sangue a terra e anche degli schizzi qui sul muro. Poi, cos'è a terra qua? È un rasoio? E infatti, un rasoio insanguinato. Quindi, secondo indizio su 5. Poi c'è qualcosa qui? No. Quindi, vediamo lui cosa ci racconta. Cioè, in realtà credo che ci possa raccontare poco perché è morto. Il cadavere di un uomo ricurvo su una sedia con la gola tagliata. In tasca un biglietto da visita su cui si legge Laurent Doré, vice capocomico, compagnia teatrale di Amiens. Ma come? Ok. Quindi, vediamo gli altri indizi. Ce n'è uno qua a terra, mi sa di sì. Che roba è? Biglietto spiegazzato. Che posso fare? Loren mi ha picchiato finché non gli ho detto di Barto. O meglio Barto, penso Barto. Ora sta andando da lui al Nido d'Amore e ha preso con sé il rasoio. Temo il peggio. Il quinto indizio sembra essere qui alla parete. Interagiamo. Il Barbiere di Siviglia, una produzione unica alla compagnia teatrale di Amiens ogni sera al 14 di Rue de Belle, quella cosa lì che non so leggere, perdonatemi. Quindi ragazzi, ora abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo trovato tutto al 100%, come sto facendo appunto per tutti gli omicidi, quindi credo ragazzi che dobbiamo dirigerci dai vari attori e vediamo di fare l'accusa ad uno di loro. Ed eccoci qua arrivati, vediamo un attimo chi è Loren. Aspetta, tu chi sei? Annunciati, Figaro, come diavolo si chiama. Lei è Rose. E lui invece come si chiama? Si chiama, mi sembra, Pascal o qualcosa di simile. E infatti Pascal. Comunque ragazzi, credo di dover accusare lui. Mi sembra quello più colpevole di tutti. È inutile che parli, bro, ormai sei mio. Sei un tipo astuto. La mia migliore interpretazione. Ho atteso che Laurent uccidesse Barto, poi ho ucciso lui. Se hai una sorella, puoi capirmi. Ah, salve.
Finalmente ecco l'uomo che mi ha rinchiuso qui, dove non c'è pubblico. Ok, quindi ragazzi, avevo capito comunque che lui aveva a che fare con questa storia, ma soprattutto quindi c'è stato un giro di uccisioni particolari, cioè il tizio che abbiamo visto morto all'inizio era quello che ne aveva ucciso un altro, comunque un po' di casini, ma nonostante tutto siamo riusciti a comprendere com'era andata. Ora parliamo con lui. Attori, li giustizierei tutti se fosse per me. Prendi ciò che vuoi. Ok, finalmente ragazzi, colpevole trovato senza false accuse anche stavolta. Squadrona? Una nuova arma bella potente. Quindi abbiamo completato questa missione, ovvero il barbiere di Siviglia. Quindi continua e vediamo un attimo quest'arma. Devo però comprendere che tipo di arma è. Ok ragazzi, fa parte delle armi ad una mano e direi che fa piuttosto schifo, devo essere sincero. Insolita spada utilizzata dai soldati svedesi durante la guerra contro la Russia. La mettiamo un attimo e la vediamo nel dettaglio. Credo che non sia nulla di che, infatti sembra essere anche arrugginita, non lo so, ha un colore piuttosto strano. Vediamo se possiamo utilizzarla là in quello scontro, va, ci sono nemici qua. Ma sì, introduciamoci, che ce frega. Ecco qua, salve ragazzuoli. Ecco qua, uccidiamoli tutti. Oh, alle spalle, ma che diavolo è? Cavolo, mi stanno devastando. Purtroppo ragazzi è un'arma piuttosto debole. Io sono curioso di vedere che arma ci daranno nel momento in cui completiamo tutti gli omicidi. Davvero ragazzuoli, non vedo l'ora perché sono sicuro che sarà un'arma davvero devastante, o almeno lo spero. Oggi svolgeremo un altro di questi omicidi e dovrebbe essere proprio qua. Infatti, vendetta ancestrale, risolvi il mistero dei morti numerati. E sembra essere piuttosto strano questo omicidio. Vediamo un attimo, entriamo qua. Spostatevi per favore. Qua c'è già il cadavere addirittura, quindi accetta e segna. Cadavere. Il cadavere di Paul Terragon reca i segni di brutali violenze, tra cui lividi e arti spezzati. Addirittura. Cavolo. Allora, c'è già lei che potrei interrogare. Ci sono addirittura 8 indizi qua. Vediamo un attimo. C'è qualcosa nel fuoco, Cerchio. Lettera semi bruciata. Mio caro Terragon, mi sento costantemente osservato. La colpa è senz'altro di quella stupida intervista rilasciata da BG e delle sue incaute rivelazioni. Che razza di imbecille, come se la gente avesse dimenticato. Stammi bene amico. Il tuo amico da Prasi, Ryu de Shannones, o forse Shannones, non lo so davvero ragazzi, lasciate perdere. Vediamo un attimino cos'altro c'è qua. Ma questi sono strumenti di tortura? No, forse sono strumenti per i fabbri. Potremmo chiaramente parlare già con lei, vediamo che ci dice. Oh amico, sono sconvolta. Chi può aver fatto questo? Non aveva un solo nemico. L'unica cosa che so è che un articolo sul giornale l'ha fatto agitare. Ok, quindi questa è la moglie. Vediamo un attimo, potremmo salire nella zona superiore secondo voi? Mi sa di sì, vabbè c'è un bordello di roba qua, quindi assolutamente sì, potevamo salire. Vediamo, c'è già qualcosa in questa zona, Vediamo. Storia di Francia, volume 4. Ci sono 4 frasi sottolineate. Dio sa chi è nel torto, Dio sa chi si nasconde dietro il peccato, su chi oggi ci condanna ricadrà la vendetta divina. Tutti loro e i loro discendenti soffriranno le pene dell'inferno. Jacques de Molay. Ma non è possibile, sta sempre in mezzo lui. Vediamo ora qua se questo coso ci può servire. Sì, è un indizio, quindi interagisci. Ma cos'è? Una collezione di strumenti di tortura medievali? Ma allora ragazzi, non è roba per i fabbri, sono strumenti di tortura. Non mi sono sbagliato. Anche questi sono strumenti di tortura, almeno credo, vediamo. Interagisci. Eh sì, anche questi sono strumenti di tortura, ottimo. Vediamo qua invece cosa c'è. Mi sembra di vedere, che ne so, degli appunti. Interagisci. Giornale. Lettori, nell'ora del cambiamento la Francia non deve dimenticare il suo passato. L'Inquisizione non opera più nella nostra nazione da oltre un secolo. Eppure i discendenti degli inquisitori girano ancora fra noi. Torniamo con la mente a quell'epoca e ai 3 peggiori macellai che la storia ricordi raffigurati in questa incisione. Da sinistra a destra, De Nogaret,
De Marigny e De Paris, mamma mia che pronuncia, riconoscibili dai numeri sui medaglioni che indicavano il loro grado all'interno di quella terribile istituzione. Oggi sappiamo che i loro consanguinei cambiarono nome per evitare ritorsioni, ma abbiamo scovato qui a Parigi un discendente di Philippe de Marigny, il prospero mercante Bernard qualcosa, dell'Île de la Cité. Ci ha ricevuti nella sua casa al numero 6 di Rue de Marmousset, dove abbiamo potuto ammirare alcuni cimeli di famiglia, tra cui una collezione schiacciapollici e una sedia tempestata di spuntoni di ferro. Ma what the fuck? Ma che cazzo avete che non va? Vediamo un attimo, c'è qualcosa qua su, attenzione. Interagisci? Almanacco dell'Île de la Cité, tomo XII. Molte famiglie decisero di cambiare nome per tornare nell'anonimato ed evitare così di essere bersaglio dell'ira delle vittime e dei loro discendenti. Ok. Poi c'è altra roba qua. Deve esserci, ragazzi, perché. E infatti l'ho visto, è quel coso laggiù. Quindi dobbiamo riscendere. Aspetta un attimo. A volte non so come faccio, ma non li vedo, ragazzi, me li perdo. Eccolo lì. Ma ti sposti. Vabbè, non posso far spostare una colonna portante della casa. E questo cos'è, sto numero? È un 2? Vediamo. Simbolo scritto col sangue. Il numero romano 2 è stato scritto sulla porta con il sangue. Ok, a questo punto credo che possiamo dirigerci in due zone diverse. La prima è a 40 metri, quindi davvero vicinissima, direi di andarci. Vediamo se posso scavalcare. Ma cos'è questo suono? Sono delle campane, mi sa. Addirittura dobbiamo esaminare ben quattro luoghi. Il primo, quindi, come abbiamo detto, è vicinissimo. Eccolo qua. No, aspetta, non è proprio questo, dobbiamo continuare a muoverci. Però è comunque una casa. Credo che sia questa la zona. C'è davvero un bordello di roba anche qua. Ma è tutta roba per, come dire, torturare le persone. Direi quindi di cercare di andare su. Se solo trovassi, che ne so, una finestra aperta, infatti c'è, ragazzi. Quindi, ecco qua. Saliamo. Ma c'è un altro cadavere. Sì, ma tutti morti qua. Vabbè, giustamente sono missioni di omicidio, è anche normale. Interagisci. Cadavere, casa di Grimani. No, vabbè, ragazzi, dovete perdonarmi, davvero non so come cavolo si legge. Come l'altra vittima, il corpo mostra segni di lacerazioni profonde e ci sono fratture esposte. Nel pugno stringe un ciondolo a forma di chiave, probabilmente strappato all'omicida. Un ciondolo a forma di chiave. Ok, ricordiamocene per dopo, eh. Poi, questo cos'è? Strumenti di tortura? Ancora? Ma cioè, sono pazzi questi, ma che è sta roba? Ancora strumenti di tortura, tutti strumenti di tortura qua. Che poi tortura, tortuga. Lasciamo perdere. Questo cos'è? Un altro indizio? Ok, lettera di Tarragon. Ti prego di essere più cauto nelle tue esternazioni. Di recente ho sentito parlare di una donna che sostiene di essere una discendente di De Molay e che sta ficcando il naso negli archivi. Saranno anche passati secoli, ma dopo tutto la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ok, quindi forse questa donna si sta vendicando di qualcosa subito in passato? L'altro indizio è questo qui, ragazzi. È un 1. Simbolo scritto col sangue. Vabbè, il numero romano 1 è stato scritto sul muro con il sangue. L'avevo capito. Capitano Ovvio colpisce ancora. Probabilmente, quindi, questa è stata la prima vittima. Quella che abbiamo visto prima era la seconda, e probabilmente ce ne sono state altre due che avranno chiaramente i numeri 3 e 4 scritti in numeri romani. Ecco il terzo luogo, ragazzuoli. E infatti, scendi un attimo, Arnaud. Ok, c'è una persona viva qua. Mi sa di sì, parla. Una donna ha provato ad uccidermi. Io l'ho ferita, ma è fuggita. Aveva un pugnale, un cimelio. Gliel'ho strappato e l'ho ferita. Questo sangue è suo. Ma quindi è una donna, ragazzi. Una donna ha ucciso queste persone. Ma lui però è riuscito a salvarsi. Vediamo un attimo sto sangue a terra. Tracce di sangue dell'omicida. Le tracce di sangue proseguono verso le scale. Quindi forse probabilmente potremmo arrivare nella zona in cui c'è questa tizia che in pratica voleva fare uno sterminio di persone. Segui il sangue. Sì, dammi un attimo, bro, lo seguo il sangue. Voglio solo vedere se riesco a trovare tutti gli indizi che sono in questa zona. Un altro indizio mi sa che è in basso, eh? Vediamo. Eccolo lì, ci sono. C'è del sangue qua. Interagisci, tracce di sangue, ancora tracce di sangue. Indizi 4 su 4, ottimo.
Quindi credo di dovermi dirigere ancora all'esterno perché appunto ci sono queste tracce di sangue. La zona è questa qua. Vediamo, le tracce sono qua a terra. È inutile che le esaminiamo ogni volta, credo. O forse sì, dobbiamo farlo comunque. Ecco qua. Interagisce ancora macchie di sangue e ogni volta si spostano sempre di più. Ecco qui. Questa è l'altra zona. Continua ad interagire, però come vedete mano a mano, in basso a sinistra sulla mappa, si nota questo spostamento della zona dell'indagine. Ecco qua, altro sangue, interagisci. Poi vabbè, ci sono i soliti tizi che vogliono uccidermi anche se non gli ho fatto nulla. La prossima zona qual è? È questa. Vedo del sangue qui in terra, eh. Vediamo un attimo. Ecco qua. Poi devo voltarmi, mi sa di sì. E qua cosa c'è? Oh cavolo. Si entra in una casa, probabilmente la tizia sarà qua. Almeno spero. Il sangue si ferma alla porta. Varchiamo la soglia e vediamo che succede. Porta sbloccata. Ho quasi paura di entrare, eh. Ma salve signora! Deve essere per forza lei. Di certo non ha scusa, ecco. Si gloriano dei loro antenati, vili torturatori. Ok. È palesemente lei. Deve essere lei. Quindi, ragazzi, credo che non ci resti che accusarla. Tra l'altro, guardate il nome: Anne de Molay è discendente di Jacques de Molay. Ok, amica, mi torturatori. dispiace, ma l'accusa va verso di I te. loro antenati decimarono l'ordine dei Templari. Si meritavano una morte cruenta. Non dovevi rinchiudermi qui. Riparavo un vecchio torto. Ecco. Quindi, in pratica, lei faceva parte della famiglia di De Molay. E ne fa tuttora parte perché ne porta il cognome. Comunque, parliamo con lui e vediamo questa volta che arma ci darà. Parla. Qualsiasi sciocco l'avrebbe capito, credo. Ma scegli pure l'arma che vuoi. Ok. Quindi abbiamo completato la missione senza fare false accuse. Davvero ottimo. Vediamo, completata o no. Picca da bruto? Ok, quindi vendetta ancestrale, missione completata. E poi voglio vedere questa picca da bruto, in modo tale da comprendere se potrebbe essere un'arma che potrei utilizzare spesso in futuro. Quindi, si trova nelle armi lunghe ed è questa qui, lunga lancia con punta di metallo, adatta a liquidare i nemici. Quindi, anche questa volta, come al solito, ragazzoli, usciamo all'esterno, o meglio, già siamo all'esterno, e cerchiamo di provarla, perché mi sembra un'arma piuttosto figa. Chiaramente non è una delle migliori, come sappiamo, ci sono il falcione pesante, la spada dell'Eden, quelle sono molto più cazzute. Però comunque in questo modo potremmo provare appunto ad utilizzarla almeno per un po'. Ecco qua, colpito. Oh diavolo, l'ho devastato alla grande. Vediamo se possiamo trovare altri nemici da colpire perché vorrei provarla in modo più approfondito. Ma ciao ragazzi, colpisci bro. Bam! Sembra essere un'arma molto figa, il moveset sembra essere comunque molto simpatico. Perché ha le spalle poi? Continua a colpire bro, ecco qua. Sembra avere delle mosse che abbiamo già visto in passato con un altro tipo di arma che comunque era molto simile a questa. Ecco qua, eliminato. E poi, oh diavolo, non avevo visto che il bruto mi stava per attaccare. Infilati. Ma come infilati? Chissà in cosa consiste quel trofeo. Prima o poi lo scoprirò, andrò a vedere. Quindi ragazzuoli, questo video si conclude qui. Ricordate di cliccare sulla miniatura che vedete a schermo per guardare il prossimo video degli omicidi. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video con Arnaud e alla prossima. Ciao!